Paghera nel mondo non è solo slogan, ma una realtà. Gianfranco Paghera, ci troviamo con Gianfranco Paghera nella sede di Leonato, sede storica, ma il suo teatro è il mondo. Domenica ci sarà un evento importante, un evento riservato ad inviti, in cui verrà, oltre che presentata la realtà di questo centro, anche una curiosità a livello mondiale, una raccolta di circa 1300 rose. 1353 per l'esattezza. È una raccolta che abbiamo iniziato circa 50 anni fa, e siccome veniamo da generazione di coltivatori, è stato tutta un susseguirsi di rincorse per trovare le migliori varietà e le antiche varietà di rose. Sono rose che provengono da tutte le parti del mondo, e abbiamo fatto sì che domenica si faccia questa presentazione al pubblico per vedere ed ammirare questa grande collezione, e dunque far capire anche alle persone quante varietà e quanti profumi e quante fragranze ci sono in questa raccolta. Ecco, diciamo, Paghera nel mondo, tu operi oramai a livello internazionale da anni, partendo da Val Paghera, provincia di Brescia. Ecco, qualche tua realizzazione che stai portando avanti? Ma sì, il lavoro in questo momento si sviluppa un po' in tutto il mondo. Partiamo dalla Svizzera, da Ginevra, in Germania, in Russia, siamo persino ai confini della Cina, in Tashkent, siamo ovviamente negli Emirati Arabi, siamo nel Sud America. Cioè, siamo molto contenti della nostra attività, specialmente per quanto riguarda il nostro pensiero, cioè il realizzare delle opere che non sembrino realizzate dall'uomo, ma che sembrano realizzate dalla natura. Questo è un po' il nostro obiettivo, che ci ha dato grande soddisfazione nel mondo. Ovviamente Gianfranco Paghera leader, ma a collaborare, a coadiuvare ci sono anche i figli, c'è la figlia Elisa, ci sono altri. Adesso vedremo anche la nuova generazione cosa ci racconterà. Comunque l'importante è che domenica ci sia questa grande manifestazione, ricordando tempi fa, anni or sono, quando dedicavi, mi sembra il 1° di maggio, qualcosa del genere, la giornata dei tuoi. Esatto. Sì, veniamo da 5 generazioni di coltivatori. Ovviamente siamo tutti e sempre tutti insieme, perché l'anima resta, lo spirito c'è, e soprattutto anche nei giovani, puntiamo sui giovani che saranno il nostro futuro.